Questo è un mini martinetto che l'ho visto utilizzare in un filmato su YouTube e serve a sostenere e livellare i pezzi a sbalzo tenuti dalla morsa su una presa o su un trapano. È formato da una base primaria forata e filettata con un passo 9x1 per facilitare la regolazione durante l'uso. Poi ci sono due perni che vanno inseriti nella base primaria in questo modo. Uno termina con una punta con un angolo di 60 gradi, l'altro termina con un piattello da 20 mm snodato per le superfici non piane. E ha una fresatura a griglia in testa per la presa salda. Tutti e due hanno una parte quadrata da 12x12x8 con due fori da 4 per facilitare nella rotazione. Poi ci sono tre basi. Questa alta 13 mm, questa alta 26 e una a V con un angolo di 120 gradi per la presa di forme cilindriche. Infine c'è questo perno di una sezione di 4 mm per una lunghezza di 90 per facilitare la rotazione dei perni. L'estensione di questo martinetto con la vite può fuoriuscire fino a 17 mm perché una parte comunque deve rimanere impresa dentro. E raggiunge un'altezza di 57 mm. Con la base da 13 l'estensione arriva a 70 e aggiungendo anche la base da 26 raggiunge un'altezza di estensione totale di 96 mm. Vedendo il funzionamento di questo mini martinetto, ho valutato positivamente la sua replica. Quindi mi sono messo all'opera e l'ho realizzato. Andiamo a vedere come. Taglio un pezzo di questo tubo di 10 cm per fargli il supporto a V. Per trovare il centro per forare, con questa parte piana faccio sbucciare questo marcatore e mi trovo al centro. Eccolo qui. Ora, senza toglierlo dalla morsa, col bulino io faccio il puntino, lo riporto sotto al trapano e lo posso forare. Col bulino io ho fatto il centro, sia da una parte che dall'altra, e adesso lo foro.
Adesso ho montato una freccia per fare la rifinitura.
Allora, azzero il nonno del carrello piccolo e porto l'utensile a sfiorare qui. Quindi blocco il carro e vado avanti 12 giri. E arrivo qui. Adesso comincio a fare il taglio. È chiaro che l'utensile così piccolo un po' vibrerà, ma insomma pazienza. E debbo andare dentro, deve entrare dentro 4 mm, quindi in totale 8 mm. Quindi mi sposto anche avanti, così faccio due tagli. Questo deve andare avanti 1,5 mm. Intanto faccio un controllo della misura, che deve essere 4 mm qui. Ci siamo. Adesso controllo questa misura qui, che deve essere 4. Ok, è 4. Bene, allora adesso devo fare uno smusso qui, smonto l'utensile. E metto quello per lo smusso. Quindi da qui avanzo 1,5 mm. Che sarebbe lo spessore che rimane qui. Ok. Quindi adesso si può tagliare questo. Eccolo qui, è un po' caldo. Adesso faccio tutti quanti gli altri. Adesso questi li ho segnati e li taglio. Quindi questi pezzi, diciamo, quando era intero, prima l'ho utilizzato per fare i pezzi a V, poi l'ho tagliato a metà, ho finito il pezzo a V e adesso praticamente taglio questo pezzo e è finito. Quindi lo scarto, diciamo, che è minimo. Intesto tutti i pezzi e poi li porti a misura.
l'altezza di questo cilindro deve essere 27 e mezzo. Adesso vediamo con te. Ok, 27 e mezzo. Quindi blocco il carro e azzero il nonio del carrellino piccolo. Adesso qui devo fare una riduzione alta 1,5 mm e poi deve finire a 16 mm. Sono 17, ancora 1 mm. Adesso, come a quelli alti, anche a questi devo fare questa riduzione qui. Quindi questa riduzione la faccio praticamente mettendo queste parallele dietro che mi fanno da spessore, così. Poi stringo controllo se il pezzo gira dritto. Ok. Adesso faccio come ho fatto quell'altro.
altezza 13 e questo è sempre 16. Adesso vado avanti con le altre, quindi parallele, faccio l'alloggio per questo qui, quindi questo è alto 1,5, qui lo faccio 2,5 per 16,1, così questo ci può entrare bene dentro. Prima li passo le sfaccette davanti, poi li giro e li porto a misura. Adesso li porto a misura, li porto a 22 mm questi.
Porto questo pezzo a un diametro di 14 per una profondità di 11 mm. Ho fatto un segno qui a 21 e mezzo, così quando tornisco c'ho diciamo la fine. Adesso bisogna procedere al centraggio del pezzo. Grosso modo ci dovrebbe già essere al centro, perché io già ho fatto altri pezzi e l'ho marcati le griffe da allentare, però ogni pezzo bisogna ricontrollarlo. Adesso metto il comparatore a 1 e vediamo. Questo ci sta, vediamo la parte di qua se ci sta. No, è spostato, quindi questo deve andare in là. Vediamo se è stretto. Un po' si doveva stringere. Vediamo se ci è andato. Non ci è andato a 0. Quindi si è spostato un po'. Allora, vediamo un po'.
si deve spostare ancora un decimo in là, quindi si allenta poco poco dietro. Adesso vediamo. Questo è il punto massimo. Diciamo che ci siamo. Adesso vediamo quest'altro. Questo sembra che c'è. Ok. Quindi a questo punto tolgo il comparatore, lo ripongo in una parte sicura e metto l'utensile. Do una prima intestata qui. Poi comincio la tornitura cilindrica. Così sono a 11, in modo che comincio a fare la misura. Adesso questo è 9. Per facilitare la filettatura, non avendo una filiera professionale, tolgo ancora 10 centesimi, quindi lo faccio 8,90. Qui ho montato una filiera 9x1, adesso con la contropunta avanzo per farla imboccare. Una volta che ha imboccato, la torco e poi lo finisco a mano. Quindi metto l'olio per la lubrificazione, quindi procedo a mano praticamente. Mi aiuto un po' con la chiave qui. Adesso faccio imboccare fino a che va, quindi scarico la contropunta qui, sostengo anche il mandrino nella forza e lo faccio imboccare ancora un po'. È durissimo perché la materia poi non è di grande qualità.
Direi che mi posso fermare. Ok, adesso giro il pezzo, faccio l'altra parte come questa, poi lo smonto e finisco la filettatura. Quindi adesso rimbocco la filiera. È durissimo. La filiera, come ho detto, non è di grande qualità. Ogni tanto interrompo il filetto. Diciamo che è venuta discreta. Adesso ci avvidiamo. Ecco qui. Lui arriva fino in fondo. Adesso facciamo i buchi.